Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi, grazie ad una delle richieste avvenute sul forum di Studio One Pro Italy, è venuta alla luce la necessità di capire meglio l'utilizzo del mixer di Studio One. Infatti, a differenza di tantissime altre DAW, Studio One possiede una caratteristica unica di routing estremamente avanzato e che consente a chiunque di poter configurare le nostre schede audio non soltanto per ascoltare il risultato finale del nostro mix, ma anche e soprattutto per poter creare un mixer virtuale con latenza zero da poter utilizzare nelle sessioni di recording o nelle sessioni di mastering e utilizzo degli outboard esterni. In alcuni casi, gli utenti provenienti infatti da Pro Tools, dove il sistema HD ha permesso questo tipo di routing senza avvertire latenza, di ritrovarsi nella situazione di voler gestire la stessa situazione senza però utilizzare il sistema HD e quindi la propria scheda audio a disposizione. Il consiglio è ovviamente quello di partire con una scheda audio che abbia una latenza estremamente bassa, come le nuovissime Quantum di Presonus su interfaccia Thunderbolt o le altre schede che comunque lavorano su interfaccia Thunderbolt, come ad esempio la RME che sto utilizzando in questo momento, la Fireface UFX Plus, o anche altre schede che abbiano una connessione USB-C, quindi schede che riescano a garantire comunque una latenza di base estremamente bassa. Vi ricordo che le schede Thunderbolt, nel caso specifico, e come ho fatto notare in altri video, avendo un accesso diretto alla RAM, quindi senza dover passare attraverso un bus come quello dello USB, possono lavorare con latenza vicina allo zero. In alcuni casi stiamo parlando appunto di 0,2 millisecondi o 0,6. Ma Studio One, come abbiamo visto, riesce a gestire la latenza anche delle schede USB con un suo particolare sistema di buffer doppio che gestisca in maniera separata l'ingresso e l'uscita del segnale della nostra DAW. Nel caso degli ingressi, grazie ai plugin che vengono ora sviluppati con il sistema Zero Latency, come ad esempio quelli interni di Studio One, ma anche alcuni dei plugin di terze parti, come ad esempio i Fab Filter o Acustica Audio o PSP, come abbiamo visto in altri tutorial, possiamo utilizzarli in tempo reale all'interno della nostra channel di acquisizione e quindi evitare di ascoltare la latenza anche del plugin stesso. Ma veniamo alla configurazione del mixer, cioè analizziamo a fondo come funziona il mixer di Studio One. In questo momento utilizzeremo l'ultima release che è la 4.6.1 e diamo un'occhiata in profondità al mixer dell'applicazione. Creiamo una nuova song, la chiameremo Mixer, chiudiamo il browser e apriamo il nostro mixer. Apriamolo interamente in maniera da poterlo analizzare approfonditamente. Come vediamo, allargando anche un po' il mixer, abbiamo a disposizione immediatamente l'uscita out principale, che in questo caso viene chiamata main e che nel mio caso è indirizzata all'uscita AESEBU della scheda audio a cui ho collegato le Genelec, ma normalmente chi possiede schede audio senza uscite digitali utilizza normalmente l'analog out 1 e 2. Abbiamo a disposizione, analizzando sempre il master, la possibilità di inserire degli effetti in insert, come vediamo scegliendo attraverso le cartelle utilizzare quelli di Studio One in questo caso, ed inserire ulteriori effetti nella sezione di post fader, ma questo solo nelle uscite master principali. Alla sinistra del mixer troviamo, partendo dall'alto, la configurazione I/O setup della scheda audio. In questo caso non configurata, come vediamo, quindi abbiamo gli ingressi della scheda audio e le uscite della scheda audio. Ovviamente con altre schede audio ne avremo più o meno a disposizione. Questa finestra ci permetterà di configurare completamente il routing che poi utilizzeremo all'interno del mixer. Quindi partiamo dal concetto che la scheda audio dispone appunto di ingressi ed uscite numerate. Vedremo adesso come gestirle. Chiudiamolo per un momento. Sotto troviamo le impostazioni del mixer, quindi poter visualizzare alcune cose all'interno del mixer una volta creati i canali. A sinistra la possibilità di contrarre il mixer, come vediamo. Cliccando su Input accediamo immediatamente a tutti gli ingressi della scheda audio.
Questi sono gli ingressi fisici della scheda, possiamo anche stringerlo. Ingressi dove potremmo ad esempio già inserire dei plugin. Andiamo sempre nella cartella di Presonus, dove potremmo inserire ad esempio un mix verb. Vi ricordo che gli effetti inseriti in questa sezione, quindi nella sezione input, vengono registrati e quindi non sarà più possibile toglierli una volta registrata la traccia audio. Questo sistema può tornare utile ad esempio inserendo un plugin di limiter e quindi evitare che il segnale in ingresso vada in clip nel caso di una trasmissione radio, ad esempio un podcast o una diretta live, per quanto riguarda l'utilizzo delle trasmissioni in streaming. Nella sezione output troviamo tutti gli output della scheda audio, quindi della nostra scheda audio, e quindi le uscite fisiche che la nostra scheda audio possiede. Vi ricordo che ciò che noi vediamo qui all'interno del mixer è la rappresentazione virtuale delle uscite della scheda. Sto specificando virtuale perché vedremo come poterle anche doppiare. La sezione instruments ci mostra gli instruments che potremmo caricare all'interno di un nostro arrangiamento, come abbiamo visto anche in altri video. La sezione group ci permette di creare dei gruppi di tracce da poter selezionare e visualizzare molto velocemente. Infine la channel list che vediamo qua sotto per rimuovere i canali e quindi rimuovere i canali che vedremo nell'arrangiamento. Iniziamo con il creare alcune tracce. Ad esempio andiamo su traccia, aggiungi, oppure clicchiamo su add tracks che vediamo qua in alto. Scegliamo ad esempio mic e aggiungiamo tracce audio 8 formato mono. Le uscite e gli input adesso non sono configurati. Facciamo ok. Come vediamo, tutte le uscite vengono mostrate in basso sopra il visualizzatore del pen, quindi queste sono le uscite e questi sono gli ingressi. Nel canale troviamo poi inoltre la possibilità di inserire gli effetti in insert e la possibilità di inserire gli effetti in send, quindi in mandata. I pulsanti sono mute, solo, che esclude le altre tracce, record per armare la traccia e quindi iniziare a registrare, e il pulsante di monitoring per ascoltare il segnale che entra all'interno della DAW. Per prima cosa dobbiamo configurare gli ingressi e le uscite della nostra scheda audio, quindi clicchiamo su IO Setup. Nel mio caso le casse sono collegate all'uscita Aesebo, quindi digitale, della mia scheda audio, ma normalmente le troviamo collegate, quindi l'uscita main è collegata alle uscite 1 e 2 della nostra scheda. Mentre negli ingressi non troviamo alcun tipo di configurazione. Dobbiamo creare quindi una matrice di ingressi e di uscite da assegnare poi ai canali del mixer. Abbiamo aggiunto 8 tracce audio per poter sfruttare gli 8 ingressi, in questo caso della mia scheda audio, quindi aggiungo 8 canali mono, come vediamo M sta per mono, e spostandoci sopra con il mouse ci dice esattamente input 3, analog input 3. Se volessimo ad esempio aggiungere invece anche ingressi stereo, quindi far sì che l'ingresso 1 e 2 siano collegati, facciamo add stereo e lo spostiamo sotto 1 e 2. In questo caso viene indicato appunto LR, che sono gli ingressi analog 1L, analog 2R. Per renderli attivi clicchiamo su apply. Nel caso del microfono che sto utilizzando per registrare questo tutorial, sto entrando negli ingressi MADI della mia scheda audio, in particolare MADI 6. Infatti se io aggiungo un altro ingresso mono e lo sposto su MADI 6, applica, vedrò il segnale in ingresso del mio microfono. Lo chiamerò mic tutorial. Gli altri ingressi saranno appunto mic 1, mic 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi mic 1, 2, che rappresenta l'ingresso stereo. Infatti anche qui vediamo due piccoli meters. Facciamo sempre applica. Possiamo ulteriormente modificare questa interfaccia colorando gli ingressi, ad esempio il mic 1 in rosso, il 2 arancione, eccetera eccetera. Il mic tutorial lo facciamo blu. Questo è anche un sistema più veloce per interfacciarsi con la matrice dei collegamenti. Nelle uscite abbiamo a disposizione in questo momento soltanto l'analog out 1 e 2. Aggiungiamone altre per sfruttare anche le altre uscite della scheda audio. Per cui in questo caso le sto aggiungendo stereo, ma potrei aggiungere anche delle uscite mono. Quindi lo chiamerò main out, che è quello che corrisponde al main out che troviamo qui all'interno del mixer. L'altro lo chiamerò out 3, 4, 7, 8. Posso anche doppiare queste uscite creandone un'altra, sempre out 7, 8, B. Vedremo poi a cosa serve. Come vediamo, a parte il main out, che fa riferimento in questo caso all'audition che vediamo qui sotto,
Che cosa significa? Che il main out, quindi il master del nostro Studio One, avrà di default un'uscita di quelle che abbiamo appena creato da utilizzare come uscita principale per il monitor nella sala di regia, quindi non soltanto i monitor destinati ai musicisti, ad esempio. Mentre potremo destinare appunto gli altri out, il 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 7, 8B, agli altri musicisti. Vedremo come. Vediamo infatti che oltre al main out che è assegnato al comportamento di Audition, gli altri hanno a disposizione l'opzione di Cue Mix che noi attiviamo. Questo ci permetterà di inviare a queste uscite un secondo mix del nostro banco o del nostro mixer virtuale per creare degli ascolti in cuffia, ad esempio, in cui poter indirizzare segnali completamente diversi. Vorremmo ad esempio indirizzare la voce al cantante, che riceverà sempre nella propria cuffia anche la batteria, il piano e le chitarre, magari con volumi diversi da quelli che noi stiamo utilizzando nel mix principale, che quindi noi ascoltiamo dal main out che troviamo qui. Facciamo apply, ok, ed ora aprendo gli outputs abbiamo a disposizione, come vediamo, oltre alle tracce audio del mixer, gli altri out che abbiamo appena creato. Come vediamo, questi out dispongono di una Z qui sotto. Questo ci permetterà di cancellare completamente la latenza che potremo ascoltare in fase di recording e che spesso accade nelle altre DAW e che infastidisce chi registra. Quindi una latenza che influisce sulla performance durante la registrazione. In Studio One, infatti, come spiegavo all'inizio, è possibile eliminare completamente questa latenza o quantomeno ridurla così tanto da non renderla percepibile e quindi continuare a registrare voci e strumenti anche su una base complessa dove ci sono già diversi plugin che stanno lavorando. Ho già spiegato il funzionamento dello Zero Latency Monitor in altri video che vi invito a cercare sempre sul mio canale, relativi proprio al motore audio di Studio One. Oggi ci occupiamo invece del routing del mixer. Torniamo da capo. Come vediamo, qui abbiamo a disposizione ad esempio Mic 1, quindi il canale 1, su cui potremo scegliere l'ingresso, in questo caso del mio microfono, che è Mic Tutorial MADI 6. Nel momento in cui clicchiamo su Record, quindi armiamo la traccia, vediamo il segnale della mia voce in ingresso. Verrà automaticamente, una volta registrato, indirizzato all'uscita main che noi vediamo qui al lato. Se invece avessimo collegato il microfono sull'ingresso 1, avremmo selezionato Mic 1 Analog. Questo è abbastanza semplice da comprendere. Sollevando la finestra dei Cue Mix, vediamo che di default il segnale del microfono viene indirizzato a tutte le uscite, come abbiamo visto, della scheda audio. Infatti, se noi poi clicchiamo su monitor, tutte le uscite acquisiscono il segnale in ingresso. Al momento spegniamoli e decidiamo eventualmente che l'uscita 3 e 4 vada alle cuffie del nostro cantante. Quindi lo chiameremo invece che uscita 3 e 4 headphone singer. Potremo ora scegliere di inviare il nostro segnale, nel momento in cui armiamo il monitor, direttamente alla voce del cantante. Come vediamo, viene anche attivata la Z qui vicino al nome dei Cue Mix. Questo vuol dire che in questo momento il Cue Mix sta utilizzando il Zero Low Latency che vediamo qui. Nelle preferenze di Studio One, quindi nella IO Setup, possiamo scegliere il processing a 2048 samples per il playback e l'input device, spostarlo anche a 64 o a 16 samples. In questo caso la latenza della scheda di un millisecondo in ingresso e un millisecondo in uscita. La sto utilizzando su interfaccia USB, avendola collegata invece con interfaccia Thunderbolt sarebbe ridotta più della metà. Torniamo a 64 samples, facciamo ok, per cui il nostro segnale adesso sta andando nell'uscita cuffie del cantante. Il cantante avrà bisogno ad esempio di un compressore sulla voce. Apriamo il nostro Fat Channel. Come vediamo, l'accensione del plugin è in verde, quindi ci mostra che il plugin è in modalità zero latenza. In questo momento possiamo infatti utilizzare anche il compressore sulla voce, come vediamo, recuperare un po' di gain e eventualmente equalizzarlo, quindi scegliere un low pass filter o un'enfatizzazione sulle alte, togliere un po' di rooming e di mediosità e quindi utilizzare adesso il nostro setup per la voce. Ad esempio, il nostro cantante potrebbe aver bisogno anche di un riverbero, per cui carichiamo sempre un riverbero di Studio One che, come vediamo, lavora a zero latency. Infatti lo ascoltiamo
il riverbero senza latenza. Questo ci permette ora di registrare il nostro file audio senza gli effetti. Facciamo una piccolissima prova. Prova 1, 2, 3, test. Questo è un test per verificare gli effetti in ingresso. Infatti ora, togliendo gli effetti dagli insert e il monitor, possiamo ora escludere o aggiungere gli effetti nel nostro ingresso. Il nostro canale cuffie è pronto e può ospitare ovviamente anche le altre tracce. Ad esempio, qui ci potrebbe essere la base, accendere la traccia nelle headphone Singer e scegliere di alzare o abbassare la traccia direttamente nelle sue cuffie senza influenzare il main out, che invece ci mostra a noi in regia il suono generale e anche il mix generale. Questo per come funziona il QMix. Chi viene da Pro Tools normalmente è abituato ad utilizzare gli effetti in send e quindi attraverso dei bus. Possiamo ad esempio infatti creare dei bus channel e indirizzarli soltanto ai canali che non possiedono lo zero latency monitor, questo per una configurazione interna di Studio One. Quindi il nostro bus o il nostro canale effetto in questo caso non può essere indirizzato a un'uscita diversa se non quella del bus oppure quella del main out. Quindi come fare per poter avere sia la voce sia l'effetto in un'uscita separata in send, quindi non in modalità diretta, ed inviarla quindi ad un'uscita dedicata che ci permetta di usare soltanto gli effetti e la voce, quindi in recording, ma in tempo reale con zero low latency. Questo sistema è abbastanza semplice e configurabile attraverso un piccolo trucco, quindi perché ho aperto due uscite virtuali sulla stessa uscita fisica della scheda audio. Nominiamo ora ad esempio il canale voce e il canale effetto, in maniera che il primo segnale vada all'interno del voce e quindi utilizzi lo zero low latency. Con shift eliminiamo il solo safe mode e attivando, quindi trasformiamo le nostre uscite 7.8 in canale voce e 7.8b in canale effetto. Entrambe escono dall'uscita 7.8 della scheda audio, quindi entrambi i canali, le uscite quindi virtuali del mixer, vanno nella stessa uscita fisica della nostra scheda audio e posseggono entrambe lo zero low latency monitor. I due ingressi che ora doppiamo, ad esempio, sono appunto il primo che fa riferimento al microfono che acquisisce la voce, quindi eccolo qui, che in record registrerà la nostra traccia, mentre il secondo ospiterà l'effetto che noi stiamo ascoltando sempre in zero low latency monitor. Ovviamente questo è dipendente dal sistema di latenza che stiamo utilizzando e quindi dalla nostra scheda audio, che lavorerà anche a tracks, quindi in maniera molto stretta rispetto al normale, o 16 samples se vogliamo. Con la Thunderbolt sarebbe completamente annullato, quindi come se lavorassimo con un sistema HD di Pro Tools. Quindi avere a disposizione il segnale microfono, quindi con zero low latency monitor, e il segnale effetto con zero low latency monitor, quindi canale 1 indirizzato all'uscita voce, che vediamo qui che è indirizzata all'uscita 7.8 della scheda audio, canale effetto che è indirizzato al QMix effetto, e quindi possiamo anche dosare una volta sganciati l'effetto sulla voce avendo a disposizione un'uscita separata del solo effetto. Per poterlo ascoltare solo come se fosse un effetto, lo copiamo direttamente nel canale effetto e lo accendiamo avendo a disposizione anche un sistema di effetto diretto sul monitor in ascolto. Possiamo gestire questo sistema in maniera estremamente fluida, per cui ricapitolando, il sistema QMix può essere attivato dalla nostra interfaccia IO Setup e quindi scegliere di inviare il segnale del canale direttamente ad altre uscite in maniera molto veloce. Nel nostro caso l'uscita cuffie che va al cantante, quindi io l'avrò nominata Headphone Singer, uscita 3 e 4, collegata alle cuffie del cantante, acceso il QMix, acceso il monitor, in questo caso la voce va direttamente nelle cuffie. Nel caso in cui volessimo inviarlo invece ad un canale esterno, che potrebbe essere un monitor messo davanti al cantante, quindi mentre canta, potremmo scegliere di utilizzare il monitor attaccato alle uscite analog 7.8 della scheda audio, avere due canali
virtuali 7-8 in cui uno indirizzare la voce, uno indirizzare l'effetto. In questo caso, aprendo anche il canale, abbiamo l'effetto e la voce che vengono indirizzate direttamente al monitor del cantante. In questo modo stiamo utilizzando il mixer di Studio One per delle situazioni live. Capisco che per un neofita sia un po' complicato capire il procedimento, ma effettivamente per chi è abituato ad utilizzare un mixer reale, questo è un sistema molto utile, molto rapido da utilizzare. Vi ricordo soltanto di fare attenzione che, una volta attivato lo Zero Latency Monitor, le uscite bass e le uscite effetti non possono essere assegnate a uscite separate della scheda audio. Questa è una condizione per cui il QMix funziona e quindi non entra in conflitto poi con altri QMix che potremo creare virtualmente nel mixer. Ovviamente gli effetti inseriti nei canali non risulteranno registrabili e quindi non verranno salvati nel momento in cui facciamo recording. Analizzando le altre caratteristiche del mixer, possiamo, nel nostro caso, aggiungere anche la possibilità di controllare gli inputs di ogni canale, quindi il gain e la fase di ogni canale attivato da questa piccola finestra. Nel caso utilizzassimo i VCA, quindi aprissimo un canale VCA, potremo visualizzare qui sotto la possibilità di connessione al VCA di questi canali e quindi poterli comandare direttamente da un singolo fader, il group assignment se noi assegnassimo dei gruppi e il channel note come in Pro Tools, dove poter aggiungere appunto delle note di testo all'interno come Vox Dry, Vox Effect eccetera eccetera. Le opzioni Link Show Hide ci permettono di linkare e quindi nascondere le tracce che vediamo sul mixer rispetto a quelle che vediamo nell'arranger, e il Colorize Channel Strip colora tutta la channel strip con il colore del canale che noi abbiamo scelto qui sotto in basso. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di supportare questo canale attraverso un piccolo fondo Patreon di cui trovate il link qui sotto e che vi garantisce comunque l'accesso anche ad altri contenuti esclusivi solo per i sostenitori di Patreon, quindi lezioni personalizzate e altri piccoli trucchi con Studio One. Non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere sempre aggiornati in tempo reale e ricevere quindi le notifiche dei nuovi video caricati. Per il momento è tutto, ciao, a presto!